Sembrava il pomeriggio perfetto per l'Arezzo contro la Gian Ermigno, la migliore squadra di questo girone di ritorno, dopo un primo tempo in cui l'Arezzo era passato con il solito Moscardelli e con Yanga, per Mosca 16° gol e eguagliato il suo precedente record personale con la maglia della Triestina. Nella ripresa la Gian accorcia subito con Bonalumi, nonostante le assenze di Solini, Barison e Luciani e quella in corsa di Ferrario, con Cennetti difensore rimediato, la squadra di Sottili sembra nella giornata buona, tanto che si sblocca finalmente anche Arcidiacono per il gol del 3-1. La Gian però rimane tranquilla, prima accorcia con il solito Bruno e poi a pochi minuti dalla fine addirittura pareggia con una splendida pennellata di Pinardi. Poco prima del 3-3 l'Arezzo aveva protestato molto per un fuorigioco chiamato su Corradi, lanciato in porta. Tutto rimane immutato in classifica, continua la volata verso il terzo posto. C'è tanto rammarico perché oggi, per lo sforzo fatto, la squadra avrebbe strameritato i 3 punti. Hai fatto una partita importante anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'attenzione, sei stato bravissimo nel creargli grandi difficoltà, molte di più rispetto ai soli 3 gol che siamo riusciti a fare. L'episodio determinante è stato forse 1 minuto prima del gol subito, perché no, non puoi alzare la bandierina con un giocatore che parte da dietro di 1,5 metri, cioè una roba assurda, e lo posso dire perché è partito in linea con me. È stato un errore gravissimo perché ci dava la possibilità, visto che Viotti era rimasto anche in porta, ci dava la possibilità di presentare Corradi davanti al portiere. Poi magari se Viotti l'avesse parata, fossero ripartite, ci avessero fatto il gol del 3-3, starei zitto, però mi deve dare l'opportunità di mettere Corradi nelle condizioni di andare nell'1 contro 1 davanti al portiere, perché era buono. Detto questo, il rammarico più grande è che abbiamo subito 3 gol, però grandissime parate di Borra non ce ne sono state. Noi abbiamo avuto tante altre occasioni per poter aumentare i 3 gol che eravamo stati in grado di fare. C'è stato un palo, è stata l'occasione di Berzotti, ce ne sono state tante altre, quella dopo pochissimo, dove siamo arrivati dopo pochi secondi dall'inizio della gara, siamo arrivati in ritardo sulla palla messa dentro dall'esterno. La partita è stata una partita importante contro un avversario che da 6 mesi non perde fuori casa e che nelle ultime trasferte aveva vinto e anche dominato in partite come Livorno ed Alessandria. Mi dispiace perché se contro il Pontedera, come avevo detto nella conferenza stampa pre-gara, usando un termine che mi era piaciuto perché mi ci rivedevo molto, usato da Jürgen Klopp del Liverpool, il gol che abbiamo preso col Pontedera mi ha veramente fatto vomitare, perché abbiamo fatto di tutto per subire quel gol lì, abbiamo messo dentro 3-4 errori individuali, situazionali, non ci siamo parlati, eccetera eccetera. Oggi c'è solo il rammarico e il dispiacere di non averla portata in fondo contro un avversario che è forte, contro un avversario che gioca a calcio, che gioca bene, e come allenti un attimino la presa hanno delle capacità e delle qualità sia nel possesso palla che nell'1 contro 1, che di giocatori dentro l'area di rigore che di tiro da fuori, che ti mettono sempre nelle condizioni di rischiare. Sono stati bravi, mi dispiace, ma oggi avremmo strameritato di vincere.